sessione importante, fitta di appuntamenti, e una processione sempre più solenne. Prima di passare la parola al sindaco, permettetemi di ringraziare il servizio turismo, la dirigente, i funzionari, tutti i collaboratori che da mesi insieme agli altri servizi stanno lavorando per rendere la processione di Sant'Efisio sempre più solenne, maestosa e di grande significato, non soltanto per Cagliari, per i sardi, ma anche per tutti i turisti che vengono a trovarla. Passo la parola al sindaco, poi abbiamo qui l'assessore regionale al turismo Francesco Morandi, Don Giulio, in rappresentanza della Curia, del Consiglio Miglio, i comuni del Cammino di Sant'Efisio, quindi Pula, il sindaco, Marina Madetto di Villa San Pietro, Capoterra, l'Arciconfraternita, il Terzo Guardiano, l'Alter Nostra, nel pubblico, gli attori principali di quelli che saranno gli eventi collaterali che si terranno in Casa Carmine. Vedo anche qui l'azienda e vi ringrazio. Passo subito la parola al sindaco. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti presenti, un ringraziamento di voi per aver voluto accogliere l'invito alla conferenza stampa di oggi. Ovviamente tratta della festa, del momento più importante per la nostra città, e non solo per la nostra città, per le altre comunità coinvolte. Sant'Efisio è metropolitana, è un santo che da Cagliari si sposta verso Capoterra, Pula, Rocco, Villa San Pietro, quindi è un santo che percorre un cammino lungo i comuni che si affacciano sul versante occidentale del Golfo degli Angeli. Un ringraziamento poi alla Curia, alla Sua Eccellenza Monsignor Miglio, a Don Giulio qui già presente, per il lavoro che ha condotto insieme a noi in relazione alla candidatura per la Capitale Europea della Cultura, per cui ho ottenuto il titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2015. All'interno della candidatura era presente con la sua bellezza, il patrimonio inestimabile di colori, di riti, di religiosità che attorno alla festa di Sant'Efisio, sempre con il santo in processione, ed era presente all'interno del dossier di candidatura. Così come la valorizzazione dei luoghi, degli spazi, il cammino e il ritorno alla festa, all'assessorato regionale e alla presidenza della regione, per inserire Sant'Efisio all'interno della candidatura per il riconoscimento del patrimonio Sant'Efisio, un momento corale, non da ricordare solo e esclusivamente ai singoli, ma veramente un evento di popolo. Questo ci fa capire quindi, e chiudo, che Sant'Efisio, oltre a una grandissima festa religiosa, può essere anche un elemento fondamentale per farci conoscere nel mondo. Perché davvero per la festa di Sant'Efisio viene fatto un lavoro straordinario che deve diventare, come tu dirò anche tra breve, un modello per tutti quelli che vogliono davvero trasformare la regione in una festa. Grazie all'amministrazione di Cagliari e alle altre amministrazioni comunali, perché fanno insieme un fantastico lavoro. Grazie alla diocesi, è una festa religiosa, non ce lo dimentichiamo. Grazie da parte mia e da parte dell'intera giunta ai migliaia di volontari che ogni anno animano la festa, popolano la festa e fanno sì che la festa possa in realtà avere luogo. Che sono presenti, abbiamo proclamato in maniera così un po' estemporanea, però molto sentita, il 2016 come anno regionale dei cammini. Poi il ministro Franceschini ha ripreso un po' il tema e ha proclamato a dicembre il 2016 come anno nazionale dei cammini. Del convegno Caritas concomitante sul contrasto all'usura, quindi porto i suoi saluti e porto anche da parte sua la conferma della disponibilità della diocesi di Cagliari a continuare questo cammino di collaborazione. In modo particolare, e mi aggancio con piacere a quanto diceva poco fa l'assessore, relativamente ai cammini e alla qualificazione specificamente spirituale dei cammini, per i quali noi siamo pronti a dare il nostro contributo perché tale specificazione sia tenuta presente e appunto si concretizzi.
Come ha ben detto sia il sindaco prima che l'assessore Morandi, quest'anno abbiamo fatto un percorso incredibile sulla valorizzazione del patrimonio culturale, etnografico ed etnomusicale. Quest'anno è un'edizione speciale. Quindi... Cagliari nella festa di Sant'Efisio e siamo contenti e ringraziamo le comunità.